Sono una vecchia iscritta del GAN dal 1976 e però diciamo ho sempre partecipato a tutte le attività. Però dagli anni 90 poi ho avuto più tempo per seguire il gruppo. Adesso da 4 anni ormai, 4-5 anni, ho sostituito il maestro Giannini che prima dava lezioni di pittura a olio e io ho preso il suo posto. Ho due corsi con il GAN, al lunedì e al mercoledì, e faccio, insegno sia teoria, diciamo, quindi storia dell'arte, ma intesa non tanto come storia dell'arte in sé, ma come poi applicazione nella pratica. Quindi mi occupo soprattutto dell'arte moderna, quindi dall'impressionismo all'arte attuale che abbiamo. Queste lezioni teoriche che io faccio, finalizzate proprio alla tecnica delle varie correnti pittoriche, poi noi nelle lezioni le mettiamo in pratica. Perciò, quando io ho fatto una lezione, per esempio, teorica sul futurismo, abbiamo poi messo in pratica, insieme ai miei allievi, dei quadri, diciamo, dei progetti futuristi. Allora, questo quadro è l'esempio dell'esercizio che io ho fatto fare ai miei allievi sul futurismo, come si svolgeva. Cioè, io ho fatto un progetto dimostrando a loro, partendo dall'elaborazione di due fotografie, come si poteva, secondo le regole stabilite non da me ma dai futuristi, come si poteva realizzare un progetto futurista. Dopodiché loro, sul mio disegno, hanno dato la loro interpretazione. Sono usciti lavori completamente diversi l'uno dall'altro, nonostante il disegno fosse sempre lo stesso. Ho fatto fare nei miei corsi esperimenti, ho fatto sperimentare, scusa, l'impressionismo. I miei allievi, sulle regole stabilite dagli impressionisti, hanno sperimentato il loro impressionismo. E così anche abbiamo fatto dei lavori di collage, hanno sperimentato il cubismo, eccetera. Sempre questo con delle lezioni teoriche che precedevano poi il lavoro pratico.